Bentornate e bentornati con le previsioni a cura di MeteoOne. Sull'Europa in queste ore si sta preparando la prima irruzione fredda della stagione, che avrà stampo quasi invernale. L'anticiclone delle Azzorre si è spinto fin sull'Inghilterra, facendo scivolare sul suo bordo orientale correnti fredde da est provenienti dall'Artico. Nelle prossime ore le Repubbliche Baltiche e i Balcani vedranno la prima neve stagionale, fin quasi a quote di pianura. Sull'Italia il freddo giungerà a fasi alterne durante la settimana, con deciso calo delle temperature che si porteranno sui valori prossimi dell'inverno. Avremo instabilità a tratti con il comparto adriatico più colpito, perché a stretto contatto con l'Europa dell'Est. Ma andiamo a vedere ora il tempo sulle nostre due regioni per martedì 4 ottobre. Sulle nostre due regioni ci sarà prevalenza di tempo soleggiato. Ma nell'arco della giornata le nubi andranno aumentando con possibili rovesci sparsi soprattutto nelle zone interne della Puglia centro-settentrionale, Murge e Alta Murgia, del Materano e del Potentino. Temperature in drastico calo di 5-6 gradi entro sera, venti deboli e variabili dal pomeriggio. Si attiveranno venti da nord-est che accompagneranno il deciso calo termico. Mari generalmente da poco mossi a mossi. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Daniele Mercadante che ci ha inviato una bellissima foto da Torre Specchia a Ruggeri Marina di Melendugno. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula, oppure alle email che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.